saluti innanzitutto, anche se informazioni maneggiate, ma capisco i motivi e li comprendo tutti. Vi abbiamo chiesto di partecipare per un arresto per estorsione, fenomeno che mi avete visto attenzionato da molto, rispetto a quando è venuto il questore si è data un'impronta netta su questo tipo di fenomeno. Però adesso passo la parola al signor questore. Allora, niente, volevamo... Dottor Zanfini adesso vi parlerà di questo, di questo arresto avvenuto ieri in flagranza di reato di questo 48enne Francesco Attanasio. Io volevo soltanto rimarcare un concetto che vi ho già fornito, è quello del fenomeno delle estorsioni, che sono particolarmente odiose, sono proprio particolarmente odiose per la società. Abbiamo già parlato, le estorsioni e l'usura. Sull'usura siamo ancora un po' indietro, lo riconosco, perlomeno come noi Polizia di Stato, ma sono le due facce della stessa medaglia. Mentre l'usura colpisce l'imprenditore in difficoltà, perché chi è sotto usura va a chiedere i soldi alla criminalità e quindi è in difficoltà, l'estorsione colpisce l'imprenditore che è di successo, o perlomeno, più se non è di successo, è uno che riesce a galleggiare anche durante la crisi economica, insomma. Quindi è un concetto, è una sorta di plusvalenza, una sorta di tassa che viene scaricata poi sui consumatori, perché in questo caso avevamo un'estorsione da 270 euro che possiamo ipotizzare fosse il pagamento di una rata mensile di questo artigiano che era sotto estorsione, però 270 euro in più da pagare al mese, un piccolo artigiano, sono dei costi in più che aveva, e quindi questi costi purtroppo li scarica sulla società, su chi va a prendere il caffè se si tratta di un bar, o chi va a comprare l'oggetto se si tratta di un negoziante, o chi va a cambiare la gomma se si tratta di un pneumatico, insomma. Quindi sostanzialmente non è importante chi sia la vittima, è importante chi è l'autore, ve l'ho detto, e non sono importanti i sistemi che la polizia utilizza per colpire questi fenomeni. Io come opinione pubblica, ecco, vi invito a concentrarvi più sul fenomeno che sull'aspetto chi è e chi non è, perché poi alla fine perlomeno noi non ci soffermiamo su questo, perché poi il mio appello è quello di invitare i cittadini alla collaborazione. Quindi i cittadini che vengono invitati alla collaborazione devono trovare le forze di polizia pronte e specializzate nell'intervenire e attente alla tutela della loro persona, insomma. Così deve fare anche l'opinione pubblica. Detto questo, lascio la parola al dottor Zanfini, se avete delle domande sono disposto a rispondere. Adesso il dottore vi darà i particolari di questa operazione, che è uno step di un'attività che potrebbe esserci, insomma, non esserci, in ogni caso è uno step, è una fotografia, diciamo, di un album, ecco. Prego, dottore. Allora, buongiorno. Prima abbiamo un po' riassunto il fatto dell'arresto, quindi lo rifaccio, ripeto più o meno le stesse cose per chi non ha ascoltato le fasi delle interviste. Noi ieri siamo giunti all'arresto di questo Attanasio Francesco del 67, perché da un po' di tempo lo stavamo seguendo. Lo stavamo seguendo perché avevamo notato che periodicamente entrava in determinati esercizi commerciali, tra cui quello dove ieri l'abbiamo arrestato, ed era una cadenza mensile, come diceva il signor questore, e questa cosa ci ha insospettito, anche perché lui non era un rappresentante, non era un agente di commercio, non capivamo avevamo il sospetto del perché andasse in questi esercizi commerciali. Proprio venerdì si è recato per la penultima volta in questo esercizio commerciale. A quel punto noi avevamo già attivato una serie di attività tipo telecamere e altri appostamenti per cercare di captare sia le loro conversazioni sia per capire i loro movimenti, ed effettivamente ieri in tarda mattinata si è portato in questo esercizio commerciale dopo una discussione con il proprietario, che poi abbiamo riscontrato una discussione che verteva proprio su uno sconto che il proprietario aveva chiesto, perché poi abbiamo riscontrato che mensilmente probabilmente pagava 300 euro, ieri ne ha pagato 270, gli ha consegnato i soldi e lui è uscito. Evidentemente appena è uscito dall'esercizio commerciale lo abbiamo bloccato e l'abbiamo arrestato. È un'attività che facciamo con la DDA di Catanzaro, quindi questo lo vorrei sottolineare con il dottor Bruno e il dottor Alberto.
Questo in sintesi quello che, se avete qualche domanda... Faccio il giornalista, questo è precedente. No. gli dica perché questo, secondo lei non ha precedenti e fa questo mestiere. Questo non ha precedenti, tant'è che era pure un po' molto sorpreso del nostro intervento, perché voglio dire, se un mafioso, se va in un negozio, probabilmente si aspetta che all'uscita qualcuno lo possa controllare. Lui invece era di fatto incensurato a qualche controllo di polizia, un po' così ambiguo, però niente di che, quindi non era il pregiudicato con il suo background, diciamo, era una persona incensurata, e quindi forse proprio per questo. Per i precedenti sì. Guardate, dottore, mi scusi, più che una prima volta, l'organizzazione criminale, così come nel cavallo di ritorno, tra virgolette, spesso utilizzano l'amico della vittima, il vicino di casa, il conoscente, anche nel fenomeno dell'estorsione si tende, è un po' più complesso, però si tende ad utilizzare la persona con la persona pulita e più spendibile. Quindi è come le carte scoperte che le organizzazioni hanno. Poi quando viene adesso è stata scoperta l'Attanasio, può darsi che ne utilizzeranno un'altra per fare le estorsioni, quindi è che non è un caso a volte. Una cosa che vorrei aggiungere, che prima mi è stata chiesta, noi adesso dobbiamo valutare, al momento non abbiamo altri elementi, se agisse insomma da solo, ma oppure no. Questa è una cosa, siccome credo che me la chiediate, perché già prima me l'hanno chiesto, ve l'anticipo. Al momento non sappiamo se agiva da solo o meno, dobbiamo fare un po' di evidentemente altre indagini. Ma da un po' di tempo, sì, da un po' di tempo, perché ripeto, aveva questi movimenti strani che c'erano, insomma, ci avevano incuriosito, insospettito. Cioè entrava in questi negozi per esempio in questo esercizio commerciale, lui negli ultimi 3 mesi è entrato per 3 volte nella prima decade, per dirne una. E siccome, insomma, questo è più o meno il tempo che non stiamo seguendo, abbiamo intuito che qualcosa potesse non... perché non c'è, poi non usciva con gli oggetti del negozio, quindi non so... Vorrei evitare di dirlo, perché l'ho detto prima. Nel centro di Cosenza, nel pieno centro di Cosenza. Un'altra cosa che, come dicevo il signor questore prima, la collaborazione è stata, possiamo dirlo, praticamente quasi, anzi zero. La vittima ha confermato solo nel momento in cui noi abbiamo, tra virgolette, contestato le immagini, e abbiamo contestato altri riscontri che erano che palesavano evidentemente il suo pagamento per motivi estorsivi. Cioè, se no la vittima, nonostante, voglio dire, i numerosi arresti che stiamo facendo negli ultimi mesi, credo che sia le persone continuano a non denunciare e non collaborare. Però noi ce la stiamo mettendo tutto, e credo che nonostante tutto... Se le persone collaborassero di più, il nostro lavoro sarebbe molto più avvantaggiato, no? Chiaro che se il cittadino collabora non c'è bisogno dell'intercettazione, non c'è bisogno della telecamera, non c'è bisogno dell'appostamento, perché se uno mi dice domani vengano a prendersi i soldi, io vado direttamente domani, non serve che abbia 1000 occhi o i microfoni direzionali o altri presidi, insomma, quindi... L'invito è quello, ecco, più che la domanda che avete fatto prima, chi è, che tipo di commerciante è, l'invito è quello di invitare tutti i cittadini a collaborare, e veramente vi invito a tutelare le vittime di reato, perché il terrore di finire sui giornali, o il proprio nome sui giornali, lo sapete, è lo stesso ragionamento che fa ciascuno di noi, quindi ecco, la corsa a sapere chi è, poi non è difficilissimo, però ecco, non paga, neanche il vostro lavoro paga tanto e neanche il nostro, insomma. Poi ecco, speriamo che sia, come vi dicevo, una foto di un album. Se poi è fatto di una foto, di 3 foto, di 4 foto, questo album dipende dalla bravura del dottor Zanfini, insomma, quindi mo lo mettiamo alla prova e poi stiamo sviluppando le fotografie. Vabbè, non so se c'è qualcosa. Tutto a posto? Lo sconto che rivendicava la vittima era perché l'Attanasio acquistava qualcosa? No, lo sconto nel pagamento, cioè, allora abbiamo poi accertato che probabilmente la rata fissa era di 300 euro, però ieri ne abbiamo sequestrato 2,70, perché insomma la vittima ha detto praticamente che non riuscendo proprio a confermare questa somma, gli ha chiesto, tra virgolette, uno sconto, gliel'ha accordato, e quindi ieri ha pagato 270 euro, però probabilmente in passato aveva pagato altre, gli erano state richieste altre cifre, cioè non l'ha chiesto l'Attanasio lo sconto, l'ha chiesto... Le organizzazioni criminali tendono a fare gli sconti su richieste dei commercianti perché c'è crisi. Questa è la situazione. Nel caso di Attanasio, solo a questo esercizio commerciale?
commerciale è andato? Stiamo valutando gli accessi ad altri esercizi commerciali, sperando nella collaborazione delle vittime. Quindi adesso faremo un po' di accenni, certamente.